inventiva e tecnologia. Così una app pensata dagli studenti dell'attuale terza A dell'Istituto Ceccarelli di Cupra è risultata vincitrice del concorso nazionale Progetti Digitali IFP, patrocinato dal Ministero del Lavoro e dall'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico. È un concorso a cui la classe, l'attuale classe terza A, l'anno scorso ha partecipato, proponendo una, inventandosi un'app con l'ambiente di sviluppo App Inventor. Si tratta di un'app per gli studenti, pensata dagli studenti, e con la quale c'è la possibilità di studiare i gusti del consumatore e di fare una scelta consapevole di acquisto, in particolare nell'ambito scolastico, nella scelta delle merendine per la ricreazione. I dati che si inseriscono riguardano i gusti dell'utente, il budget a disposizione e l'apporto calorico che si intende assumere. L'inserimento di questi dati e l'elaborazione del software consente poi di proporre una scelta che comunque corrisponde a quanto il nostro distributore di merendine propone. Ovvio che si tratta, ed è qui la qualità del prodotto, di un'app replicabile in qualunque contesto lavorativo, ma anche in qualunque contesto di vendita. Infatti, a seconda dei dati inseriti, può proporre la miglior scelta d'acquisto possibile. Quest'app è stata pensata e strutturata insieme all'insegnante di informatica, che non è qui con noi, la professoressa Giulia Achilli, che ringrazio. È stata costruita attraverso un lavoro di squadra, di team, dei ragazzi e di noi insegnanti. Durante il percorso del servizi commerciali web community, quindi del mattino, coadiuvato però anche dal percorso pomeridiano che i ragazzi seguono, cioè il corso regionale di istruzione e formazione. La sinergia delle competenze acquisite nell'uno e nell'altro percorso ha consentito di approfondire l'utilizzo di questo ambiente di sviluppo. Dalla voce di alcuni studenti si percepisce la passione e l'interesse per lo studio in ambiti molto vicini alla loro quotidianità. L'anno scorso io e i miei compagni abbiamo partecipato al concorso Progetti Digitali IFP con la realizzazione di un'applicazione per cellulare. L'app è semplice e funzionale, ma ciò che conta è che è replicabile in ogni ambiente lavorativo. Infatti l'app si chiama App for Snack e, come dice il nome, è un'applicazione per scegliere la merenda dai distributori. Penso che la parte più interessante sia la parte operativa, quindi io e il mio compagno vi faremo vedere l'app dal punto di vista pratico. Poi ci vengono subito presentati tre menu a tendina, dove nel primo ci viene chiesta la preferenza del nostro gusto tra dolce e salato, in questo caso selezioneremo dolce, e nel secondo ci viene richiesto il budget, in questo caso selezioneremo un euro, e nell'ultimo ci viene richiesto il rapporto calorico delle merendine, in questo caso selezioneremo più 100 e all'ultimo ci viene suggerito questa merendina, il Mars, che probabilmente è all'interno del distributore automatico. E diciamo, visto che è un nuovo mondo, quindi il mondo dell'internet, diciamo che è molto interessante anche dal punto di vista pratico. Comunque, mettersi in gioco questo ambito per me è molto interessante, perché diciamo, visto che è il mondo di oggi, mi vorrei interfacciare, quindi anche avere, diciamo, in futuro lavorare con queste, diciamo, dimensioni. App for Snack non è l'unica app realizzata dagli studenti, che anzi hanno sviluppato ciascuno ulteriori applicazioni utili. Abbiamo sviluppato anche altre app, frutto sostanzialmente della creatività dei ragazzi. Abbiamo indirizzato il loro lavoro, l'insegnante di informatica nello specifico, ma sono frutto della loro inventiva e delle loro necessità. Ci sono app che servono per tradurre, app che ci dicono che tempo fa, app che consentono di rispondere a dei quiz che possono essere utilizzate in ambito turistico per conoscere meglio un territorio, app che calcolano gli sconti quando andiamo ad acquistare qualcosa e app per giocare. Ovviamente c'è sempre il lato ludico, anche se noi abbiamo cercato di dissuaderli e di fare qualcosa di diverso. Comunque ci sono app per passare il tempo e per giocare, app che danno le formazioni di calcio delle varie squadre. Quindi insomma, ognuno si è messo un po' in gioco sfruttando questo software. Io ho fatto un'app specialmente su un calciatore, proprio ho spiegato il suo valore, le cosa sa fare meglio e le sue caratteristiche, insomma. Una
sorta per il calcio mercato, chi vuole acquistare? Sì, il suo valore, quando le sue statistiche e in più le capacità. Chi ha utilizzato un'app per tradurre, e mi è sembrata molto intuitiva anche in campo quando viaggiamo all'estero, se abbiamo qualche difficoltà a pronunciare le lingue o anche per tipo ci serve delle indicazioni e lo scriviamo sul telefono e la persona con cui parliamo la traduce.